Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Miliardi di preghiere salgono ogni giorno dalla terra verso il cielo, ma quante di queste sono fatte per dire grazie? Io penso che la maggior parte sono tutte di questo tenore: Signore, dammi questo, dammi quello, dammi quest'altro. Penso che siano piuttosto poche quelle della riconoscenza per dire Signore, grazie. Lo facevo notare già la scorsa settimana, molti pensano di aver diritto a tutto. Ora, se hai diritti e solo diritti, che bisogno c'è di dire grazie? Per i doni sì, ma per i diritti nessuno ringrazia nessuno. E quando i doni cessano di essere doni, non si godono nemmeno più. Finché restano doni si apprezzano, si godono, si è felici, ma quando decadono a beni di nostra esclusiva proprietà, allora ci si preoccupa che nessuno ce li porti via e ci si affanna per averne sempre di più. Questa si chiama incordigia. Il Vangelo di questa domenica racconta di 10 lebbrosi guariti da Gesù, dei quali però uno solo torna sui suoi passi a ringraziare, ed è un samaritano, cioè un credente imbastardito, secondo gli ebrei. E gli altri 9? Gli altri 9 erano a festeggiare con gli amici. Ma è interessante la conclusione della vicenda. A quell'unico che dimostra gratitudine, Gesù dice: alzati, la tua fede ti ha salvato. Questa affermazione va compresa in tutta la sua portata. Non solo era guarito dalla lebbra come gli altri 9, ma lui, tornato a ringraziare, è salvato da Gesù. Ecco il vero dono prezioso. La guarigione era stata solo l'anticipo. Chi guarisce vive per un po' di anni, ma chi è salvato non solo vive i suoi anni con più soddisfazione, ma vivrà per sempre. Gli altri 9 si sono accontentati dell'anticipo, ma il dono vero non l'hanno avuto, perché a ringraziare non sono tornati. E noi quale conclusione possiamo trarre? Quando abbiamo bisogno di qualcosa che ci sta a cuore, sì, chiediamola pure al Signore, ma ricordiamoci che i suoi doni più grandi, più preziosi, lui li fa a chi si ricorda di dirgli grazie. Ora, dire grazie nel linguaggio dei primi cristiani suona così: Eucaristia. Chi non partecipa a quella celebrazione domenicale del dire grazie si taglia fuori dai doni più belli che Dio ha preparato. Può darsi che non sempre Dio ci dia ciò che gli domandiamo. In tal caso possiamo star certi che egli ha in serbo qualcosa di molto più bello di quello che gli chiediamo. In ogni caso, facciamo ogni tanto l'elenco dei molti doni che riceviamo dal Padre nostro. Questa constatazione ridesterà in noi lo stupore, l'amore, e con l'amore il grazie ci verrà spontaneo alle labbra. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.